Persiti ed è uno. La Terza, un suo saggio sull'individualismo che si chiama Liberi e Uguali, che potete anche trovare qui fuori. Ecco, questo per dire che la sua riflessione sui grandi temi si intreccia anche con l'analisi sui fatti politici italiani di questi anni. In questi giorni che sono seguiti alle elezioni abbiamo letto suoi spunti molto interessanti, per esempio sul ruolo delle televisioni e della rete, un argomento naturalmente importantissimo, sulla formazione del consenso, l'analisi anche molto pungente sugli errori commessi per esempio dalla Letizia Moratti nella campagna elettorale di Milano, di cui faccio alcuni esempi quasi a caso, però vorrei citare un articolo che personalmente ho trovato molto, molto stimolante, anche perché ci riporta al tema, diciamo, di cui dobbiamo parlare questa mattina e che è anche un tema, diciamo, naturalmente importantissimo di per sé e che consiste nel saper perdere in democrazia. Non è, bisogna saper perdere della vecchia canzone, però un concetto molto più sofisticato. Paradossalmente, diciamo, la sconfitta, la possibilità della sconfitta è uno dei valori, elementi fondanti della democrazia, perché una volta perdere, essere sconfitti, perdere il potere poteva essere anche molto pericoloso, nel senso che si volavano le teste, insomma, no? Oppure si veniva esiliati quando andava bene. Insomma, molto spesso o quasi sempre la sconfitta politica coincideva con la soppressione dell'avversario. La democrazia invece consente allo sconfitto non solo di salvare la pelle, che già non è una cosa da poco, però anche di ripresentarsi al prossimo giro. Ho citato, ecco, questo articolo perché mi sembra che possa introdurre bene il tema che tratterà Nadia Urbinati questa mattina. E non tanto, diciamo, perché ecco, ci sono segnali che nel nostro paese c'è qualcuno che non si voglia rassegnare troppo alla sconfitta, ma spero che Nadia Urbinati anche su questo ci potrà dire qualcosa, quanto perché ci riporta appunto al tema della limitazione di che cos'è il potere dei politici. Uno dei temi, per esempio, che Nadia Urbinati ha trattato anche in un altro suo libro, Democrazia rappresentativa, che analizza, sezionando anche il pensiero dei grandi teorici politici del passato, il rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Molti, insomma, teorici del passato pensavano che la democrazia rappresentativa fosse una forma, diciamo, inferiore, o comunque, insomma, una forma diversa di dispotismo. Invece Nadia Urbinati dimostra, appunto, passando attraverso il pensiero di tanti teorici, che la democrazia rappresentativa è una forma, come dire, corretta di democrazia, che ha sua piena legittimità. Ecco, però naturalmente ci sono delle domande. C'è un rischio che si arrivi al dispotismo degli eletti, per esempio in queste forme di Stato? E poi le elezioni, che sono naturalmente un salutare limitatore del potere dei politici, in presenza per esempio di forti caratterizzazioni populistiche o plebiscitarie, sono in grado ancora di svolgere la loro funzione? Il controllo, un altro grande tema dei mezzi di informazione, quanto incide, che cosa può succedere quando c'è qualcuno che ne controlla la quasi totalità? E i partiti, che sono sempre più leaderistici, appendici spesso di un capo, ecco, che strumento si rivelano per i cittadini per controllare
il potere dei politici. Insomma, questo è il tema che Nadia Urbinati tratterà questa mattina. Io poi magari mi permetterò di interromperti. Insomma, diciamo il potere, come si limita il potere dei politici senza arrivare alla vignetta, diciamo, che vedete qui. Ah, adesso non c'è più, alle nostre spalle, dove c'era la morte che limitava naturalmente il potere, ma non solo dei politici, ma il potere di tutti. Sentiamo Nadia Urbinati. Grazie, grazie a tutti voi per essere qui. Le domande che mi sono state rivolte sono molto puntuali e io cercherò di dare le risposte altrettanto puntuali e brevi. Se avete dei chiarimenti da fare o volete interrompere, per me sarebbe anche meglio, perché è un dialogo appunto democratico ed è sempre molto più produttivo che non una orazione di tipo aristocratico. Dunque, direi che è interessante leggere la democrazia, interpretare la democrazia da un punto di vista negativo, cioè per ciò che impedisce, non per ciò che ci dà, anche perché, ce lo hanno detto grandi autori del passato e del presente, l'ultimo tra questi, due tra questi che vorrei citare, italiani, prima di arrivare agli stranieri, sono uno Rosselli, Carlo Rosselli, e l'altro è Norberto Bobbio, ci hanno detto entrambi una cosa molto interessante, ovvero che la democrazia, nonostante faccia delle promesse molto importanti, poi se volete ne analizziamo queste promesse, la democrazia non ci dà, non ci porta verso uno scopo determinato, non è una visione teleologica di governo, perché in effetti un fare e rifare, come una tira di Penelope, un fare e rifare, un emendamento, un emendare, un cambiare continuo, per che cosa? Per essere coerenti ai principi fondativi sui quali la democrazia riposa, che sono l'uguale distribuzione del potere politico, una testa e un voto, che sono l'organizzazione del consenso per vie elettorali attraverso la libertà di pensiero, di associazione e di religione, cioè la tolleranza, e il riconoscimento che è possibile cambiare governo, ovvero cambiare maggioranza, e che maggioranza e minoranza insieme costruiscono il telaio, lo scheletro che si chiama democrazia costituzionale o democrazia rappresentativa, maggioranza e minoranza insieme. Ecco, questa visione, come voi vedete nella descrizione, ha uno scopo ben preciso, contribuire a far capire che il potere politico, se crea dei problemi, è per una ragione abbastanza semplice, perché chi ce l'ha non lo vuole lasciare. Cioè, il potere è uno di quei, di quelle... Per Platone era una vera e propria passione erotica, un eros che ci trascina a volere sempre di più, sempre di più, molto simile al sesso in questo, no? Sempre di più, si chiama pleonexia, questo bisogno immoderato di avere. Quindi il buon governo è quello che riesce ad usare il potere, poiché il potere serve perché creare decisioni, fare decisioni, cambiare la città, dare delle... Ma farlo in una maniera tale per cui quell'aspetto negativo di pleonexia venga limitato, venga contenuto. Quindi com'è possibile che il potere si mantenga con il mutamento dei governanti? Com'è possibile dissociare il potere da chi lo esercita? Cioè il potere resta come è, capace di produrre nel bene e nel male decisioni importanti per la collettività, ma chi lo esercita non è più il potere. Chi lo esercita per costruire qualcosa e poi se ne va. Quindi c'è questa idea che il potere circola, mentre le persone che lo esercitano non lo possiedono più. Lo esercitano, ma non lo possiedono più. Questo è un elemento, che la è una capacità che la democrazia costituzionale moderna ha avuto di mettere in pratica. Perché lo ha fatto? Come è stato possibile? È stato possibile per una ragione molto semplice, già introdotta da Giubilei, che è la seguente: l'introduzione di un sistema di selezione chiamato elezioni. Prima delle elezioni, che sono state, diciamo, nella forma moderna che noi conosciamo, introdotte in Inghilterra durante prima della gloriosa rivoluzione, ma con l'espressione massima durante la gloriosa rivoluzione dopo, prima delle elezioni c'erano sistemi di selezione per competenze territoriali o nobiliari, cioè il nobile, le gentry, organizzato, pensiamo
ecco anche Trento, questa marca così. Ecco, chi sono, chi erano i capaci o coloro che avevano funzioni direttive dovevano dare il servizio al pubblico. Quindi era una selezione per servizio e per competenza, quasi un peso. Se vogliamo, non c'era nulla di cui competere, anzi qualche volta poteva, ed era un segno di circolarità. Circolava tra un gruppo ristretto. Le elezioni hanno introdotto qualcosa di assolutamente nuovo, la competizione per. La competizione per. Nascono infatti, non a caso, durante, insieme alle società aperte di mercato, insieme allo sviluppo delle economie moderne, c'è un'osmosi molto diretta tra la formazione dei mercati e dell'economia non schiavista o di mercato per produzione, consumo e scambio e il potere politico fondato sulle elezioni. Le elezioni sono un fatto di straordinaria importanza. Perché? Primo, rendono fattuale l'idea della circolazione del potere. Non rimane in nessuna classe, non rimane in nessun individuo. Il potere diventa un'entità, come diceva Claude Lefort, che ha uno spazio vuoto. È proprio il vuoto, non ha una pienezza, non ha un luogo, una consistenza. Perché chi lo esercita si sottopone al giudizio di chi deve obbedire. Quindi le elezioni non sono soltanto un metodo per selezionare con competizione e libertà una classe dirigente, ma anche per selezionarla e renderla accountable, renderla responsabile di fronte a coloro che l'hanno votata. Quindi l'elezione fa due cose insieme: seleziona, dopo un sistema di competizione, e chiede il render conto, impone un render conto. Le due cose sono fatte insieme nel momento in cui mettiamo una scheda elettorale. Quindi è un sistema che crea una funzione, la funzione legislativa in questo caso, quindi concede alcune potenzialità, alcune capacità di potere e nello stesso tempo lo limita. L'elezione quindi è uno straordinario sistema di limitazione del potere. Ed è una limitazione del potere che avviene in due modi, per intensità e per durata. Per durata, perché l'elezione non è elezione se non si ripete. E se non si ripete non a discrezione, ma secondo norme che tutti coloro che partecipano all'elezione hanno già preventivamente accettato. Quindi è una riproposizione circolare, periodica, che non viene decisa da coloro che competono o coloro che eleggono, ma è una decisione presa a priori, accettazione, e secondo, di intensità perché chi esercita il potere deve ritornare poi, dopo 4 anni, 5 anni, all'elettore, e perché l'elezione appunto dà una possibilità di esercizio di potere, non il potere, che non è, paradossalmente, non è da nessuna più parte ormai, perché sì, è in noi sovrano, ma noi lo esercitiamo individualmente, non collettivamente, anche se noi siamo un collettivo, lo esercitiamo individualmente perché individualmente andiamo a votare. E quindi noi rappresentiamo noi, ma lo facciamo nel momento stesso in cui andiamo tutti insieme a votare. Il momento collettivo, anche questa volta temporale, avviene nel momento in cui e perché noi lo esercitiamo nello stesso tempo. Quindi la temporalità, la coincidenza di tempo nel quale noi lo esercitiamo, che ci rende collettivo. Noi siamo collettivi perché dalla mattina alle 9 si aprono i seggi alle 7, fino al giorno dopo, oppure alla sera, secondo, facciamo la stessa cosa e la facciamo nello stesso modo. Però la facciamo individualmente. Quindi vedete che è un collettivo che è collettivo per un certo numero di ore, che fa le stesse cose in un certo numero di ore, ma non è un collettivo nel senso che opera nello stesso tempo, facendo le stesse cose nello spazio fisico. Quindi c'è una, diciamo così, liberazione del potere della fisicità. Il potere delle democrazie moderne non ha una fisicità. È un potere di norme, è un potere di regole, ma non c'è nessuno che possa dire fisicamente questo è il sovrano democratico. Non c'è un'assemblea nella quale è visibile. Poi se abbiamo tempo magari parliamo di questa forma che oggi può essere molto intrigante. Alcuni dicono,
ah, ma questo è vero, non c'è più l'assemblea in cui tutti sono presenti, ma c'è una nuova forma di presenza che è quella plebiscitaria, per esempio queste le masse che insieme esaltano un capo, è una forma di presenza fisica, anche se sì, ci sono queste. Quindi l'elezione, primo diciamo mattone di questa democrazia a rovescio, di questa democrazia che deve spiegare come perdere il potere senza rischio. Quindi le elezioni sono una straordinaria strategia per perdere senza rischio. Senza rischio da parte di coloro che devono perdere, poiché possono riprovare e sanno di non rischiare né schiavitù né morte. Questi erano i due grandi oggetti di paura del passato. Pensiamo alle vecchie repubbliche, quanto fu difficile dover regolare la circolazione del potere tra le élite. E appena l'élite si allargava di numero un po', le contestazioni aumentavano e ciascun membro dell'élite cercava per avere il proprio potere di usare il popolo, ecco le forme populiste, di usare il popolo a suo vantaggio contro un altro. Quindi per evitare questo le elezioni sono state un'opera d'arte in qualche modo. Come svolgerle è diventato d'ora in poi, dal XVII secolo in poi, come noi possiamo governare noi stessi senza rischi di perdere, provengono dal perdere il potere. La seconda parte, non so se lei mi vuole interrompere adesso, riguarderà i partiti. Ecco, no, prima di parlare dei partiti, ecco, però dicevamo prima che in presenza di una connotazione populistica, come appunto lei ha appena accennato, forte, non c'è il rischio che le elezioni perdano questa loro caratteristica e che appunto si risolvano sempre più o meno in un plebiscito, perlomeno agli elettori questo viene chiesto? Dunque, questi rischi ci sono, però ancora concettualmente è difficile dire che cosa sia populismo. Noi non siamo ancora stati in grado di definirlo in una maniera coerente, convincente, sulla quale tutti possono essere d'accordo. Ci sono moltissime diverse interpretazioni di populismo. Per esempio, nel pensiero americano il populismo è positivo. E infatti è nato a metà del Settecento proprio come reazione del popolo nei confronti dell'aristocrazia che aveva costruito gli Stati Uniti. E da allora hanno sempre avuto la parola populismo ha sempre avuto una connotazione positiva, perché rappresenta la riappropriazione da parte dei cittadini, nelle forme convenute, secondo legge, della rappresentazione di sé come popolo sovrano. Uno degli ultimi autori più importanti che ha sviluppato questa idea si chiama Bruce Ackerman, che ha in effetti introdotto questo elemento della volontà del popolo nella tradizione americana. Nell'Europa e in Europa la cosa è molto più complicata, perché noi abbiamo avuto i fascismi. Abbiamo avuto i Napoleone, primo e terzo, forme plebiscitarie e populistiche insieme. Poi abbiamo avuto i fascismi, una leadership attraverso un consenso estorto, poiché non c'era libertà di competizione, quindi era un consenso creato, che hanno reso la piramide della leadership per noi un problema. Quindi le nostre democrazie popolari, le nostre democrazie parlamentari sono state una risposta alle democrazie plebiscitarie col vertice, col capo, e sono headless, senza testa. Le nostre democrazie parlamentari non hanno un capo. Questo è stato sempre un problema serio per noi. Quindi in Europa la parola populismo ha una connotazione negativa. Per questa ragione, perché è stata sempre associata a forme maggioritariste, intolleranti nei confronti delle minoranze e soprattutto unanimiste, la ricerca di grandi consensi, non semplicemente maggioranza e minoranza, un largo consenso, oltre il 50.1%. Ecco, questo è un fenomeno molto europeo. Recentemente un autore francese, ma conosciuto anche molto bene in Italia, si chiama Pierre Rosanvallon, ha scritto libri molto belli, la controdemocrazia, eccetera, proprio per spiegare che cos'è il populismo nelle democrazie contemporanee. E uno degli aspetti che egli metteva in luce,
mette, visto che vivo e vegeto, è che nasce sulla costruzione del consenso via libertà nell'uso della libertà d'espressione, è vero. Questo è un fatto nuovissimo, è un fatto veramente nuovo, cioè che attraverso la libertà di formare le opinioni si crea un'opinione più forte, più rappresentativa delle altre, capace di, senza negare libertà formale, è vero, normativa e giuridica, di avere una forma di consenso generale, creare un'opinione pubblica che non è più l'opinione pubblica liberale, questo neutro concepire l'insieme della comunità che sta sotto le opinioni specifiche partigiane. A questo punto l'opinione pubblica diventa la grande partigiana, ma una partigiana ampia, così da comprendere più del 50%. Questa è la nuova forma di populismo oggi. E allora aggiungo, da questo punto di vista, naturalmente il controllo dei mezzi di informazione svolge un ruolo determinante per creare queste condizioni. Sì, lo controllo per la questione dei mezzi di informazione è una questione molto complessa, poiché, come tutti i giornalisti sanno, non è possibile intervenire per rendere una opinione più libera o meno libera. Diceva Tocqueville nella Democrazia in America che la libertà di stampo, la libertà di espressione, anche se molto spiacevole qualche volta, perché si intrufola nella vita nostra, vuol sapere tutto, vuole esporre, vuole portare nel pubblico, vuole anche, nonostante ciò, nonostante sia qualche volta disdicevole e spiacevole, non è possibile la sua limitazione, non è possibile, perché ogni volta che si pone il problema di quanto e dove limitare, si finisce come nel piano inclinato, non si smette più di limitare, cominciato una volta bisogna sempre andare avanti a limitare, perché nascono sempre problemi ulteriori, quindi si crea un potere superiore che sta sopra il limite e grazie al quale viene controllata l'opinione, a questo punto siamo fine della libertà completa. Quindi la libertà è fondamentale, il nostro problema è come renderla davvero pluralista. Il nostro problema non è tanto la libertà e il soffocamento, ma è il pluralismo. È un pluralismo fatto non semplicemente di molte, ma di molte equipollenti, perché se noi abbiamo il molte, ma alcune veramente potenti, no? E altre minori, è un pluralismo non equipollente. Abbiamo bisogno di rendere il pluralismo un fatto reale nell'informazione. Questa è la nostra strategia difensiva, non c'è altro. E non possiamo voler di più o di meno dal mondo dell'informazione. Renderlo più pluralistico, anche se il sistema informativo ci porta a forme insopportabili, per esempio questo che si è verificato con le elezioni, le campagne elettorali a Milano, che si chiama killeraggio del carattere, gossip, trasformazione della politica in un sistema diciamo da rotocalco settimanale, questo è negativo, tuttavia non c'è altro modo per neutralizzarlo che opporvisi, creare una forma di risposta. Senz'altro, non si può fare altro. Dicevano gli antichi che le democrazie sono negative perché è come essere governati da un mostro mille teste, invece che una testa sola. Però se voi ci pensate, uscirà un articolo molto bello, secondo me, nell'American Political Science Review, uno dei prossimi numeri, proprio su questo. Dice, pensiamo invece di vedere questo mostro mille teste in maniera positiva, poiché mille teste possono limitarsi l'un l'altro e l'una testa sola è invece il grosso problema. Quindi che ci siano molti piccoli mostriciattoli, molti piccoli tiranni, non è problematico. Quindi il pluralismo, lo dicevano i padri fondatori americani, il pluralismo è la salvezza. Non c'è altro da fare che avere una società plurale nelle voci, molte televisioni invece di alcune, molte fonti di informazione invece di alcune, e poi certo alcune saranno più veritiere di altre, alcune saranno più manipolatrici di altre, ma c'è sempre la contrapposizione. Quindi il conflitto delle opinioni o il mercato delle idee è dopo tutto la strada migliore. Da questo punto di vista ci sono le forme nuove di comunicazione come la rete che stanno dimostrando la loro forza, soprattutto in un pubblico giovanile, ma non più soltanto quello.
Sì, la rete l'ha dimostrata a Milano, ancora una volta per chi si occupa di scienze della politica, e i giovani potrebbero, chi vuole studiare, questo è un tema bellissimo da analizzare. Perché? Non che la rete sia una panacea per la soluzione di tutti i problemi, questo è assurdo, è semplicemente un metodo, un mezzo, come altri possono essere usati in maniera buona o cattiva, però ha questa caratteristica. Uno, è difficile da monopolizzare. Cioè la rete è decentrata, non c'è nulla da fare, ciascuno può incominciare un discorso, ciascuno. Quindi è molto particolaristico, si spezzetta il discorso, non si unisce. Secondo, è low cost, costa nulla. Vedete la campagna elettorale della signora Moratti, la campagna elettorale di Pisapia, la diversità di impegno finanziario è enorme, quindi il low cost è anche questo un indice di democraticità, perché tutti lo possono usare. E infine, però questo è un problema su cui dovremmo discutere, così introduciamo la seconda gamba del mio discorso, i partiti. La rete ha scalzato, ha attraversato ed ha superato i partiti, e questo sarebbe da discutere tanto. Ecco, allora parliamo dei partiti, che sono un altro, diciamo, un'altra forma di limitazione del potere dei politici, in quanto rappresentano naturalmente tante teste che pensano più o meno allo stesso modo, però anche loro stanno attraversando una crisi anche proprio di rappresentatività rispetto alle persone a cui si riferiscono. Allora partiamo dall'articolo 49 della nostra Costituzione, perché è quello che definisce i partiti come un organo fondamentale della democrazia rappresentativa. Articolo 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Quando Lelio Basso, che contribuì a stendere questi articoli molto importanti, oltre che l'articolo 3, questo sui partiti, si pose il problema della formazione della democrazia rappresentativa, ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Il principe, il sovrano senza scettro. O il principe senza scettro? Mi pare il re senza scettro. No, il re quello ho scritto io. Ah. Perché mi sono ispirata a lui. No, si chiamava il principe senza scettro, perché era il sovrano democratico che non governava più direttamente, quindi aveva i partiti. E quindi Lelio Basso e questo articolo dicevano sostanzialmente questo che poi tutti gli scienziati teorici politici ci raccontano, ovvero proprio perché è una democrazia che noi pratichiamo attraverso le elezioni, indirettamente, la democrazia è un grande sistema di politica indiretta che viene fatta attraverso norme, attraverso regole, attraverso istituzioni. I partiti sono un grandissimo metodo per organizzare il consenso, selezionare le élite, i candidati, convogliare le proposte verso i voti e soprattutto, e qui vorrei soffermarmi un po', perché sono così importanti? Perché limitano il potere di coloro che sono stati eletti. Ora, coloro che sono eletti, poiché sappiamo bene, non c'è mandato imperativo, noi non possiamo dire a quelli che eleggiamo, io ti eleggo ma tu fai A, B, C, D, se no ti revoco. Non c'è la possibilità di revoca. Quindi come controllare, come fare in modo che ci sia una forma di mandato, anche se non ci può essere un mandato imperativo, ma che sia un mandato politico? Il partito aveva questa funzione, aveva la funzione di controllare a che coloro che erano rappresentati e stati eletti nelle loro liste per fare quelle cose, non le facessero, perché poi c'è sempre libertà e se non c'è libertà non c'è possibilità di controllo, eccetera, eccetera, ma che non andassero oltre certi limiti, per esempio saltassero in un altro partito. Quindi questo è importante, perché senza un partito che abbia la capacità di... Come fanno gli elettori a continuare ad avere, nel periodo delle due elezioni, tra momento A e momento B delle due elezioni, com'è possibile il controllo? I partiti organizzavano un'altra forma importante di raccordo tra istituzioni e fuori dalle istituzioni. Pensiamo alle riunioni che venivano fatte con i rappresentanti politici, con gli eletti.
questo che John Stuart Mill nell'Ottocento diceva, la possibilità di un dialogo permanente tra dentro e fuori, tra cittadini, comunicazione. Questi partiti lo facevano, per le ragioni che a noi potevano anche non piacere. Erano forme oligarchiche, in fondo, insomma, non avevano forme interne di democrazia, indubbiamente, così dovrebbe essere, però erano forme, alcuni teorici le definivano, forme moderne di oligarchia. Tuttavia erano forme capaci di essere fondate sulla partecipazione volontaria dei cittadini e controllare. Queste oggi sono in crisi. Sono in crisi, per la, meriterebbe un'altra conversazione. Posso interrompere? Adesso poi capiamo perché i partiti sono in crisi. No, ma c'è una cosa che mi incuriosisce rispetto all'eletto, no? Perché la Costituzione stabilisce che uno al momento in cui è parlamentare interrompe il rapporto con il partito che l'ho eletto, nel senso che lui poi dopo si sono formati i gruppi parlamentari, però non risponde più a nessun partito. Sì, perché che lo ha eletto, è rappresentante, no? Del popolo, appunto. Cioè è il rappresentante della Repubblica, è il rappresentante del popolo italiano, quindi dal punto di vista formale noi cittadini ci trasferiamo dentro il Parlamento per fare le leggi. Guardate, il fare le leggi è una questione molto interessante, perché significa che noi obbediamo non tanto alle leggi che facciamo noi, le fanno loro, ma obbediamo in una maniera alle leggi che vengono fatte in Parlamento, anche quando siamo in disaccordo con la legge, con quelle leggi fatte. Quindi è importante comprendere che chi sta in Parlamento ci sta come se noi fossimo lì, in qualche modo, affinché la maggioranza e minoranza nell'interpretazione della Costituzione, in modo che faccia le leggi, non stravolga la Costituzione, perché altrimenti non c'è più senso di maggioranza e minoranza, e nello stesso tempo dia ai responsabili, questi ai rappresentanti che sono in Parlamento, quella stessa libertà che noi abbiamo. Della loro libertà noi abbiamo bisogno. Perché abbiamo bisogno della libertà dei rappresentanti? Perché lì dobbiamo chiedere a loro di rendere conto, loro devono rendere conto a noi. Devono essere oggetto permanente di controllo da parte della legge, poiché se la violano devono essere responsabili. Non possono, se fossero nostri avvocati totali, noi saremmo sempre, loro non sembrano mai responsabili pieni, loro devono essere pienamente responsabili per essere oggetto di giustizia, sia repressiva, retributiva, che della nostra politica. Quindi è importante che siano non sotto il mandato imperativo, però una forma di mandato politico ci deve essere, altrimenti hanno ragione i teorici della democrazia diretta quando dicono, come Rousseau, nel momento in cui si va a votare si è come la stella cometa, no? La democrazia passa e va, si ferma nel momento del voto e poi se ne va e non c'è più fino alle prossime. Quindi per 4 anni c'è un sistema non legittimo. Ma noi non vogliamo dire questo, io ritengo che la democrazia rappresentativa sia una forma di democrazia legittima, ma a condizione che ci siano quelle complessità di istituzioni, costituzione, diritti fondamentali, cioè pensiamoci bene, a condizione che il Parlamento sia non il luogo deputato per fare le leggi, quelle sono scritte nella Costituzione, quelle sono le leggi, ma per applicare quelle leggi a situazioni ordinarie di vita. Quindi il lavoro del Parlamento, se noi ci pensiamo bene, è un lavoro giudicante. Cos'è il giudizio? In questo caso è l'applicazione della norma fondamentale rispetto alla quale noi giudichiamo se fare o no questa scelta in questo momento particolare. Quindi il Parlamento non fa le leggi, prende decisioni in relazione alla legge fondamentale per la soluzione di problemi particolari. È questo che ci rende ancora democrazia, nonostante non siamo noi a fare direttamente, prende quelle decisioni. Stiamo parlando della crisi dei partiti. Ah beh. Dunque, la crisi dei partiti, secondo gli scienziati politici, ci sono molte ragioni, io non voglio dirle tutte, ma alcune in particolare, sì però. Uno, il problema del finanziamento. La democrazia, con lo cost della rete, può essere fatta da tutti, ma i partiti sono costosi.
Indubbiamente lo sono. Hanno problemi di organizzazione, Max Weber e Michels dicevano che sono macchine per la formazione di personale politico e come tale sono forme burocratiche. Hanno sistemi di decisione, hanno funzionari, hanno una rete, sono piccoli stati. Quindi nel bene e nel male sono costosi. Quindi il problema è il finanziamento. Uno. Due. Il finanziamento significa rapporto con la società civile. Quale? Chi? Che cosa? Noi individualmente o interessi organizzati? E se sono interessi organizzati, a quel punto cos'è il partito? È ancora un'associazione volontaria per la formazione della determinazione della politica nazionale oppure è un megafono, uno strumento nelle mani di queste grosse associazioni o interessi attraverso i quali entrano nello Stato? Quindi il problema del rapporto con la società civile e il problema del finanziamento dei partiti sono due grossi problemi. Terzo, ma primo, diciamo pure il disdoro che i partiti hanno dimostrato, soprattutto nel nostro Paese, per la corruttela, per la corruzione, per tutte le forme negative alle quali noi attribuiamo oggi le responsabilità della crisi della nostra democrazia nel nostro Paese. Quindi, questo è relativo all'Italia, l'esperienza specifica italiana ci ha portato a essere diffidenti. Tuttavia, nel bene e nel male, io ritengo che i partiti non possono essere bypassati nella democrazia rappresentativa. Noi non sappiamo ancora come costruire una democrazia rappresentativa senza i partiti. Non lo sappiamo. Dice Norberto Bobbio, in questo libro molto che è fondamentale, che si chiama Il futuro della democrazia, scritto nel 1984, supponete che non ci siano più partiti. Supponete che noi votiamo il signor Rossi. Quando il signor Rossi va in Parlamento, chi rappresenta? Se stesso. E quindi farà le leggi come il signor Rossi. Noi abbiamo bisogno che il signor Rossi sia all'interno di un punto di riferimento chiamato partito o, come dice Rawls, gruppo politico, associazione politica, all'interno della quale noi anche ci riferiamo. Quindi è un problema di costruzione, di una visione insieme, di cui abbiamo bisogno per impedire che le elezioni siano trasformazioni oligarchiche della democrazia. Cioè io voto il signor Rossi poi mi fa le leggi. Questa è oligarchia davvero eletta. Quindi paradossalmente i partiti politici, che sono forme oligarchiche, aiutano a realizzare, a mettere in pratica una democrazia rappresentativa, mentre senza partiti, quindi presumibilmente senza le forme oligarchiche, noi possiamo più facilmente creare un'oligarchia. E infatti il sistema che noi abbiamo in Italia, nato con l'attuale Presidente del Consiglio, che entra in politica da solo e si fa il partito, ve lo ricordate? Alcuni hanno scritto di lui che rappresentava la post-democrazia, la post-ideologia, perché era lui personalmente, senza un partito di riferimento, senza un'ideologia. Ma attenzione, dopo il primo ingresso in politica, mi pare nel 94, per poter restarci ha dovuto creare un partito. Non si può costruire una opinione di lunga durata senza un partito, magari lo ha creato con i suoi soldi, per se stesso, cioè ne ha fatto una sua emanazione, ma ha dovuto farlo, perché non è possibile far diversamente. Quindi occorre risolvere questo problema, il problema di riorganizzare i partiti, pensare a regolamentare il finanziamento. Questo è un problema in tutte le democrazie, in America in modo particolare il tema del finanziamento privato e pubblico dei partiti è un tema scottantissimo, poiché di fatto altrimenti i partiti sono l'espressione di grosse compagnie e l'altro tema è come sono questi partiti, sono semplicemente notabilati, cioè organizzazioni per le elezioni e la formazione di una classe dirigente e la stesura delle liste, oppure sono basati sul territorio e quindi stimolano la partecipazione. Secondo Lelio Basso, questa seconda doveva essere la soluzione migliore per una democrazia. Ecco, l'altro tema, poi magari sentiamo se... Pubblico. Sì. Ecco,
Comunque c'è intanto un problema di legge elettorale, no? Nella formazione della classe dirigente, perché la legge elettorale attuale non seleziona come era in passato, diciamo, attraverso la macchina dei partiti il consenso, no? chi prende il consenso, ma insomma è un Parlamento, come si è detto più volte, di nominati. Poi rispetto alle forme partito, ecco, un altro punto di crisi, oltre a quelli elencati, è il fatto che, diciamo, almeno alcuni partiti costruiti a immagine di un capo, appunto, svolgono una funzione di mero supporto alle decisioni prese da una sola persona, invece che essere l'espressione mediata, per esempio come avveniva nei partiti di massa tradizionali, rispetto appunto a un numero molto vasto di elettori e di cittadini. Dunque, parliamo della legge elettorale. Io non sono un'esperta, non mi sono mai cimentata in queste lotte sulle leggi elettorali, anche perché i problemi sono molto più seri che le leggi elettorali, ma in questo caso è un problema serio, perché con questa legge elettorale, noi lo sappiamo bene, non nemmeno le segreterie, ma sono proprio il gabinetto particolare del segretario. L'abbiamo visto le elezioni a Roma, per il famoso panino che costò un'intera, che non fu un panino, fu in effetti, probabilmente non si mettevano d'accordo su alcuni candidati e nomi, quindi da un ufficio nasce la lista dei candidati. E questa è una forma davvero oligarchica di organizzazione elettorale. E tutti i partiti hanno questo problema con questa legge. Quindi molto probabilmente i partiti stessi sanno, poiché sono degli animali che amano la conservazione di se stessi come tutti gli esseri viventi, sanno che quella legge è buona anche per loro, per ciascuno di loro, destro o sinistra che siano, perché dà alle segreterie un potere notevole di dosare, diciamo, secondo nel territorio. Però questa ho l'impressione che prima o poi a questa legge metteranno mano. Dal punto di vista della normativa, se uno ha come me una visione della democrazia come norma e non semplicemente come sostanziale valore, ma ci sono come norme di procedure per competere, per la costruzione di maggioranze in maniera libera affinché le regole del gioco siano rispettate e tutte sentono che vale giocare. Bisogna sapere che ha valore giocare, entrare nella competizione. Ecco, questa per me è l'intelaiatura procedurale della democrazia. In questa condizione, un sistema elettorale deve avere, come il diritto di voto ha, due scopi. Il diritto di voto è come se abbia due diritti in uno, perché col diritto di voto noi facciamo una cosa senz'altro, cioè creiamo una maggioranza, quella che governa, e la democrazia è regola della maggioranza. Ma facciamo un'altra cosa, si chiama democrazia rappresentativa la nostra, non democrazia elettorale semplicemente. Noi creiamo un sistema di rappresentanza nostra, cioè anche le idee di opposizione, anche le idee di minoranza devono trovare rappresentanza. Tanto è vero, come si potrebbe dire, che nella competizione elettorale, è vero, la gara sia per entrare in Parlamento e tutti debbano avere in qualche modo in proporzione al loro numero la possibilità di entrarci in Parlamento, perché in quelle idee che siedono là noi dobbiamo riconoscere noi stessi. È molto interessante questo rapporto di specularità tra noi e loro. I grandi teorici del pensiero liberale dell'Ottocento pensavano che il sistema rappresentativo fosse il migliore, proporzionale, perché appunto dava quest'idea di vederci nel Parlamento, vedere noi là, perché c'è sempre qualcuno che ha un'idea simile alla nostra. E quindi è importante che ci sia questa rappresentanza, non soltanto elezione per la maggioranza. Due cose, quindi, fa il voto: dà la maggioranza, ci rappresenta. È molto importante questo. Hans Kelsen diceva che infatti la democrazia è in regola della maggioranza proprio perché la minoranza vi contribuisce. Senza minoranza non c'è maggioranza. Quindi la regola della maggioranza presume l'opposizione e la minoranza, e quella deve essere rappresentata.
perché contribuisce a fare le regole, sempre, contribuisce in ogni caso a fare le norme e quindi fa sentire noi che siamo fuori parte del gioco. È molto importante questo. Quindi ci deve essere un sistema elettorale, e gli scienziati ne discuteranno in tutte le forme, i cavilli, che dia queste due possibilità, non solo una, quindi non solo maggioritarista, diciamo così, proporzionale in qualche modo, deve essere. Allora, c'è qualche domanda? Qua. L'ho vista. Le raccogliamo. Pronto? Tre? Sì. Volevo fare una domanda alla dottoressa, spostando un po' il tiro sulla rappresentanza sindacale, mi permetta, io sì. Sono un operatore sindacale. Allora, a proposito di rappresentanza delegata e rappresentanza diretta, sa che due grandi confederazioni, la CISL e la CGIL, hanno un apporto diverso, la CISL più sulla rappresentanza delegata e la CGIL diretta. In merito al famoso referendum di Mirafiori del dicembre scorso, questa è un'espressione di rappresentanza diretta con un referendum. Secondo lei è stato giusto far decidere alle persone coinvolte, cioè ai lavoratori, attraverso referendum una decisione così importante? Che decisione di? Tenere o lasciare la Fiat, sì o no? Il sì o no? E non era invece meglio lasciare in capo ai rappresentanti di questi lavoratori, cioè le organizzazioni sindacali, e delegare a loro la scelta, perché era una scelta più complicata del il posto di lavoro o il ricatto, che è la sintesi del referendum? Cioè, in quell'occasione lì il referendum è lo strumento più giusto per rappresentare una decisione di quella portata? Tre. Quella signorina, va bene, uno, due, tre. Allora, io volevo fare una domanda. Sì, va bene. Posso? Il potere, lo scettro lo usi bene? Ci provo. Allora, io volevo chiedere qualche osservazione su un altro aspetto che mi sembra cruciale della crisi attuale dei partiti, almeno in Italia, e che è il fatto che almeno nella tradizione del Novecento i partiti italiani erano in qualche modo strettamente collegati alle correnti del pensiero politico, quindi dal Partito Comunista al Partito Socialista, alla Democrazia Cristiana, al Partito Liberale, e questo chiaramente non è più così nei partiti di adesso, dal Partito Democratico al Popolo delle Libertà. E in quest'ottica, allargando il discorso un po' anche a livello internazionale e in particolare agli Stati Uniti, di cui lei è esperta, ecco, mi chiedevo, la figura di Obama e questi discorsi che per esempio in Italia sono disponibili, pubblicati dal quotidiano La Stampa, e che quindi possiamo leggere anche in italiano, disegnano una nuova dottrina politica che in qualche modo quindi ridisegna una possibilità di un collegamento fra partito politico, leader e pensiero politico, che può essere quindi anche in prospettiva anche nel futuro dell'Italia, oppure la situazione è diversa? Grazie. Sì, sono qua. Eccola. Partendo dal presupposto, cioè, a me hanno sempre insegnato che i diritti muoiono nel momento in cui non vengono più agiti, che non sono dati per sempre. Ho la sensazione, in questi anni, confrontandomi anche soprattutto con i miei coetanei, io ho poco più di 30 anni, che ci sia una tendenza a rinunciare al diritto alla partecipazione, nel senso che percepisco io che vi è una definizione di partecipazione che, rispetto a quella che può essere stata la concezione di essere parte della generazione precedente, è andata via scemando. Si tende a delegare la rappresentanza, quasi che questa rappresentanza avesse un'ereditarietà infinita, cioè voto lui che poi deciderà per me tutta una serie di cose e lo lascio fare senza mai intervenire, no? Mentre in realtà gli spazi di partecipazione anche all'interno dei partiti, delle associazioni, delle organizzazioni di categoria, volendo, ci sono, perché basta desiderare essere parte e metterci insomma l'impegno, perché cioè, chi fa vede che questi spazi faticosi ma comunque ci sono. Non c'è forse il rischio
che stiamo appunto come in tanti altri aspetti della nostra vita democratica in questo paese, stiamo rinunciando, perdendo qualcosa perché non ci rendiamo più conto che ne abbiamo bisogno per sopravvivere come collettivo paese. Grazie. Prego, lasciami. Sono tutte molto pesanti. Allora, la prima è tosse, sì. La prima è sul diritto sindacale. Guarda, io non l'ho seguito molto da vicino, no? Questo, solo l'esito è chiaro, no? Però mi sembra che sia stato in qualche modo usato come uno strumento per indebolire le rappresentanze sindacali interne, non è così? Mi sbaglio? Non lo so, questo è quello che io ho letto, sono riuscita a recepire. Una componente. Almeno una componente di quello, anche perché che cosa possono... il problema è quello della contrattazione collettiva, qui il grande tema. Per esempio negli Stati Uniti stanno eliminando la contrattazione collettiva, non so se avete seguito le lotte fatte in alcuni stati molto importanti, gli stati fondatori della socialdemocrazia negli Stati Uniti, Wisconsin, da dove è nata anche il diritto delle donne a votare, Wyoming, tutte queste zone di socialdemocrazia, diciamo, si è avuto questo attacco diretto all'organizzazione sindacale, ovvero alle trattative collettive. E sono trattative individuali che vogliono essere fatte ora invece di collettive. Quindi c'è questa, diciamo, deregulation nella trattativa che indebolisce. Noi sappiamo che il sindacato è stato creato nell'Ottocento per dare una forza che altrimenti non sarebbe stata a coloro che lavoravano, perché anche se è basato sul contratto il salario, il datore di lavoro e l'operaio non sono uguali, paritari di potere, quindi occorre creare artificialmente un potere che il dipendente non ha. Insomma, sappiamo la ragione. Questo oggi viene depotenziato con l'argomento che è una violazione del diritto individuale. No, una contrattazione collettiva. Ora, io nel merito della Fiat veramente non mi sento esperta, non riesco a rispondere più di così. Questo è questo sono di, che cosa sia meglio è usare come strumento, io non lo so, non riesco a dare una risposta. Se lei dice col senno di poi, secondo quello è il risultato, se noi guardiamo il risultato e diciamo sarebbe stato meglio avere A o B o C, questo è un discorso conseguenziale, cioè prima guardiamo come... Ma è la norma che non riesco a capire. Cioè può essere l'uno o l'altro, l'uso anche del referendum può essere fatto, è stato fatto in alcuni altri momenti del passato. Certo è che una sconfitta è molto più pesante quando è sconfitta, se viene via referendum, che non una decisione interna ai rappresentanti. Se vuole ne parliamo dopo, perché io veramente su questo non sono afferrata per nulla. Anzi, mi deve lei spiegare. I partiti ideologici Obama, sì, questo è veramente il nostro problema. Il problema dell'Occidente, più che altro, dell'Europa, perché l'America non ha mai avuto questi partiti di questo tipo, benché abbia molta ideologia nei partiti. Da noi la crisi è profonda perché è legata a quello che diceva lei, no? Alla crisi delle grandi ideologie novecentesche. Gli Stati Uniti sono un paese con partiti con grosse affiliazioni per generazioni. È impossibile che un repubblicano voti democratico e viceversa, non è possibile. E infatti la lotta politica è in quella fascia intermedia dei median vote, di questi mediani, di questi che non stanno di qua né di là, il centro, ma è un centro sempre più ristretto, perché quando le competizioni si fanno molto serrate diventa molto piccolo. In questo momento Obama sta facendo quello che a molti di noi non può non piacere, cioè una forma di democrazia di populistica, un rapporto diretto col popolo, passando anche bypassando il suo stesso partito qualche volta. E lui lo riesce a fare, come lui, come altri presidenti americani, dove c'è questa
per il sistema presidenziale in sé, c'è una maggiore capacità per arrivare a questo. E lui è particolarmente capace a fare una democrazia del leader, che si chiama anche presidenza plebiscitaria, la si può chiamare, chiaramente. Lui la sta facendo benissimo, la si può fare anche male, nell'altra parte. Però è chiaro che l'America è più esposta a questo, perché ha un sistema federale e presidenzialistico, e come noi non abbiamo. Ma perché in passato non c'è stata mai... per esempio, certo, alcuni presidenti, sì, ma penso a Roosevelt, Kennedy, Roosevelt. Però non si sono mai create quelle forme, come diceva prima, di populismo che sono tipiche invece dell'Europa, per motivi storici che sappiamo. L'America ha un sistema di separazioni tali per cui non solo checks and balance istituzionali, ma il sistema federale. È veramente complicato di avere un sistema fascistico europea. Però può unire attraverso il presidente, questo sì. E infatti oggi ci sono anche degli studi, addirittura per esaltare la trasformazione plebiscitaria della democrazia. Recentemente Posner, insieme ad un altro suo collega, hanno scritto un libro esaltando il bypassare il congresso, perché il congresso è il luogo di interessi, e arrivare direttamente. Io trovo che sia veramente problematico, però c'è questo aspetto. Oltretutto Obama ha avuto, e la sua campagna elettorale lo ha fatto fin dall'inizio, la capacità o la volontà di passare direttamente attraverso gli elettori, tramite Move On e altri sistemi online, e il finanziamento, $1 ciascuno. La campagna elettorale di Obama fu finanziata direttamente da tutti i cittadini, anzi, siccome si poteva fare moveon.com, tutti potevano finanziarlo, anche chi abitava in Cina o in Europa. Questo è anche un fatto estremamente interessante e, insomma, è da valutare. Ma lui ha una grandissima capacità retorica, ed è basata tutta questa capacità retorica su un'idea molto chiara. I valori fondamentali della democrazia americana, che sono l'eccezionalismo, il sogno americano, l'ottimismo e sentire che siamo tutti parte di questo progetto. E chi sono i nemici? I nemici sono coloro, il sistema finanziario, le banche, eccetera, che possono condizionare questa partecipazione al sogno americano. Quindi ridare, come dice lui, ridare ottimismo a quella che è la base fondamentale del sistema americano. I diritti politici lei parla, o il diritto di partecipare, perché i diritti sono armi. Ieri sera Giancarlo Caselli è stato chiarissimo in questo, cioè questa Costituzione nostra che ci dà, tutte le Costituzioni, anche la nostra ovviamente, che ci fa di questi diritti è qualcosa di praticabile e di attivo, no, per nulla passivo, che poi noi individualmente come cittadini avvertiamo un senso di impotenza perché la nostra voce non arriva, perché non riusciamo a fare comprendere. Questo è un discorso separato dai diritti. Quindi quello che il problema attuale, mi sembra, non sia la decurtazione, quei diritti ci sono, nessuno. No, lei diceva... appunto. Esatto, quindi c'è una specie di rinuncia, una rinuncia alla partecipazione. E lei ha detto una cosa bella, che desiderare essere parte. Cioè, Solone, quando ricreò, diciamo, le regole della democrazia ateniese, obbligò gli ateniesi a schierarsi, a essere parte, a non star fuori dal gioco, a essere dentro il gioco. Lei ha anche usato l'espressione desiderare, cioè non essere, questa non è una partecipazione, non è imposta, è voluta, e la si deve infatti sentire come valida. Cioè, perché io so il gioco? Perché ancora gioco con le regole del gioco democratico? Perché so che ne vale la pena, no? Ecco, questo sembra che sia in declino, ma dipende però da noi stessi metterlo in atto. Cioè non c'è altro che noi, non possiamo, possiamo accusare, criticare, denunciare, ma alla fine noi abbiamo in mano la possibilità di farlo. Perché non accade? Ragazzi, perché non accade?
Perché dobbiamo farlo accadere? Non c'è nessuno sì, che... Sì, però io penso che si sia disciolto il noi e stiano sovraesercitandosi le singole individualità, nel senso che io dico sempre ai miei amici, io non vado a votare nessuno con cui non ho parlato a faccia a faccia. Cioè io il mio voto dal senatore al parlamentare ho sempre votato pretendendo di conoscere. Brava. E di sapere. E se io l'ho fatto vuol dire che questi spazi ci sono. Come io ho sempre votato persone dentro a liste che io ho partecipato a scegliere, perché penso che sia... Cioè, fino a lì arrivo a delegare, io non arrivo a delegare esatto, sotto lei questo. Lei ha detto esattamente quello. Però che... vedo che lo fanno... Cioè, pochi che sono disposti. E non c'è perché? Nulla da fare, convinci anche lei, altri. È che lei debba, ha una grande capacità comunicativa e quindi comincia a farlo. Cioè la democrazia è fatta così, che ci piaccia o no, nessuno può imporla, noi la dobbiamo fare e prendere in mano, la prenderla in mano è nostra e non è per imposizione. Solo volontarie, volontarietà si chiama. Altri tre o quattro. Posso? Sì. Sì, sì, prego. Sì. Volevo parlare di un caso specifico, concreto, che io vengo da Milano, sono le elezioni di Milano, dove ovviamente ha vinto Pisapia, lo sanno tutti. C'è un partito, il Partito Democratico, che è in crisi di rappresentanza, fa le elezioni primarie, possiamo dire le perde. Sì, le perde. Sì. Ecco, e Pisapia... entra un outsider, diciamo, entra e diventa il rappresentante anche di quel partito, quel partito lo accoglie e lo fa suo e vince la tornata elettorale. Ecco, queste cose mi sembra che vogliono dire tre cose di quelle che diceva lei, volevo che lei mi spiegasse. Allora, se è vero, uno, che lì tutti hanno visto che potevano giocare. Quella. E quindi, giusto per dire anche brava alla ragazza che ha parlato prima, insomma ci siamo rotti le scatole, non sappiamo, insomma il voto non ha senso, lì si è aperto qualche cosa e la gente ha deciso di andare, dice ma se può andare Pisapia anch'io posso. Poi un nuovo rapporto, un nuovo contatto del partito, di questo partito con una base elettorale peraltro che non era nemmeno la sua. No? Una nuova base elettorale e terzo, proprio il voto che ha un senso effettivo. Io partecipo e vedo il risultato. Perché diciamo i partiti, in effetti, a cominciare da questo qui, hanno egemonizzato, hanno fatto quella oligarchia, le liste interne, le lotte interne, le lobby interne e la gente... Secondo me non ne poteva più. Sì. È stato un modo per risolvere... Sì, io brevemente, così poi questo va risposto. E questo è stato simile al sistema col quale Obama è stato eletto. Obama era un esterno rispetto al Partito Democratico. Non era un interno, si è imposto. Si è imposto attraverso la rete e ha vinto le primarie, con una lotta fortissima. Tra l'altro, e qui occorre spiegare... Il Partito Democratico, come i partiti in generale negli Stati Uniti, non si schierano con i candidati. È sbagliato schierarsi con un candidato. Accettano la lotta e poi chi vince diventa il loro candidato. Ecco, quindi che il partito abbia un candidato e l'altro non sia... Anche questo è stato un po' strano. Ma, insomma, qui si deve imparare a fare... Si impara. La democrazia si impara facendola, quindi la prossima volta non faranno quell'errore. Però... Questo è un fatto estremamente importante di quello che lei ha detto. Seconda cosa importante, il gioco giocato. La democrazia è regole del gioco, ce lo dice Bobbio, e non solo lui. Ma le regole del gioco hanno un senso se vale la pena giocare il gioco. Quando si ha l'impressione che si perde sistematicamente, nel senso che non si ha possibilità di avere una voce, quando si ha l'impressione che tutto è inutile, perché si gioca? Ecco le astensioni. Quindi, giocare ha un senso. E questo lo dimostra. Quindi non è che sia la democrazia sia diventata più bella. Io credo che avrà tanti problemi anche Pisapia come chi verrà eletto. Il problema non è questo, è irrilevante il dopo. E l'importante è che i cittadini sappiano che è cosa loro,
che possono sentirla come cosa loro. Questo è importante. Poi dopo farà i suoi errori, anche lui finirà per essere non gradito, perché questo è il destino di chi ha il potere. A questo proposito, ricollegandomi a queste bellissime riflessioni che sono state fatte prima di me, lei come valuta, anche considerato che abbiamo detto che tra elezioni e elezioni ci vuole il controllo degli eletti e che i partiti in questo momento non fanno più da stimolo alla partecipazione, sì. La legge elettorale ne è un effetto, no? Allora lei come valuta l'introduzione di quelli che sono gli strumenti della partecipazione diretta, quindi i referendum sia abrogativi che propositivi con l'eliminazione del quorum? Possono essere degli strumenti che in maniera non sostitutiva chiaramente del meccanismo dei partiti, questo mi è chiaro, ma come dei meccanismi che anche temporalmente possono in qualche modo fare da acceleratori ad un processo che sta invertendo un po' la sua tendenza democratica e partecipativa per ripristinare quelli che sono gli equilibri. Possono essere utili o possono creare eventualmente un dissesto e un'ulteriore confusione? Grazie. Sì, rispondo subito perché veloce, sì, è molto migliore, molta risposta. La democrazia rappresentativa, almeno nella mia visione, non solo mia, non sono così megalomane, è correlata alla democrazia diretta. Non è possibile pensare l'una alternativa all'altra, ecco perché abbiamo sempre avuto... È integrativa, perché le elezioni mettono in moto un meccanismo di visioni, interessi, cittadini, eccetera, eccetera. Quindi, detto premessa questa, in che modo quindi la democrazia diretta può intervenire? In tanti modi. In maniera, diciamo, tramite l'opinione, con una presenza incalzante, sorveglianza, monitoraggio, attraverso associazioni, partiti, ora abbiamo i media, e forme dirette di decisione, che supplementino le incapacità dei rappresentanti qualche volta, come molti referendum vengono fatti, ma in alcuni casi, perché gli oggetti in questione sono così fondamentali per noi, no? Nucleare, eccetera, che non possiamo lasciarli a nessuno, perché sono è la nostra vita. Ci sono alcune cose che veramente non possono essere oggetto di delega. E in questo caso quindi sì. Il quorum. In Germania il quorum non è come in Italia. In Italia è stato fatto e costruito il 50% del quorum per avere, diciamo, la massa di cittadini tutti, il 50% democratico. In Germania il 25% dei sì determinano la validità del referendum, dopodiché si conta a maggioranza l'esito. Questo è un problema serio, è un problema serissimo per noi, perché da noi c'è sempre il gioco sporco di fare in modo che non si vada a votare. Esatto, e siccome il sistema comunicativo non ce l'abbiamo in mano noi cittadini e non abbiamo la possibilità di accordarci e di collegarci tra noi in tutta la penisola, che è abbastanza grande, e noi rimaniamo veramente seduti a terra. Cioè questo è un problema serio, serissimo secondo me, soprattutto quando i media sono non nelle nostre mani. Ottima domanda. Signore. Buongiorno, mi chiamo Paolo Steinberger. Vorrei ricondurmi al significato letterale della parola, di questo tema. Che cosa limita il potere dei politici? Finora non abbiamo che accennato soltanto lontanamente al porcellum. Io avrei messo qui, a seguito di questo titolo, avrei messo di fianco a questo titolo / porcellum. Perché fin tanto che ci sarà un sistema non rappresentativo della volontà popolare, ma soltanto della volontà delle segreterie dei partiti, ne abbiamo parlato, non ci sarà vera rappresentatività. Non solo, la rappresentatività attuale, in termini populistici come è effettivamente, chiede al sistema di comunicazione e ottiene dal sistema di comunicazione un consenso che è al di là della volontà popolare, che ci ha portato a 3 guerre di seguito che sicuramente gli italiani non volevano. Ci ha portato
Faccia la domanda, non un intervento, una domanda. Così tutti hanno possibilità di farlo. Come facciamo a toglierci di mezzo il porcellum? Questa legge elettorale che è veramente iniqua, sì, perché ci cancella completamente, e come diceva la precedente intervenuta, elimina praticamente l'utilità della partecipazione. Lo ripetiamo continuamente, questo va cambiato assolutamente. Aggiungo, come si limita il potere dei partiti, dei politici, di chi ha potere? Uno degli strumenti, ecco perché le elezioni sono straordinariamente importanti, è che loro temano di perderlo, temere di perderlo, o è uno strumento straordinario di limitazione del potere, poiché loro devono in qualche modo operare così da avere il nostro consenso, e quindi questo limita il loro potere. O poi c'è naturalmente il potere post limitato, dopo, con le leggi, ovvero con i codici civili e penali, ma quando arriviamo lì il danno è già stato fatto. La limitazione del potere deve venire prima che si arrivi alla giustizia, deve essere una limitazione di tipo politico, e quindi gli strumenti che abbiamo, le norme, le procedure, le istituzioni devono funzionare in quel modo lì. Quando non le fanno funzionare così o non funzionano così, noi abbiamo rischi veri di impunità. Cioè il sistema italiano, 60 anni di governi democristiani, perché non si poteva fare altrimenti, secondo le divisioni internazionali, guerra fredda, eccetera, hanno significato una cosa semplicissima. Ecco perché noi ci siamo trovati nel 92 con mani pulite, o Tangentopoli, che dir si voglia. Perché le elezioni non hanno fatto il loro lavoro, non mandavano a casa proprio nessuno, non intimorivano proprio nessuno, poiché chi aveva e chi aveva il potere sapeva di poterlo mantenere, per altre ragioni, per i rapporti internazionali di forza. Quindi le elezioni non svolgevano il loro compito. Bisogna avere timore di perdere il potere per usarlo in una maniera che non sia in contrasto almeno con le volontà del popolo. Questo, almeno questo. Chi scrisse le Costituzioni nel Settecento pensava questo. Quindi noi dobbiamo eliminarlo quel problema, ma io e lei lo possiamo fare oggettivamente. Lei? Sono qui. Eccola. Buongiorno. Lei ha detto che il Parlamento applica le leggi sono la Costituzione, sono sì, nella Costituzione, sì, e lei adotta quindi come paradigma la funzione giudicante. Sì. Interessante, perché noi giuristi abbiamo impiegato qualche secolo per dire l'esatto opposto, cioè non sono i giudici a essere dei bouches de la loi, ma i giudici hanno finalmente, diciamo, da tutto il mondo, creano la legge, il diritto. Non volevo fare un discorso di teoria del diritto, ma mi interessa portare il discorso su un piano potremmo chiamarlo, del linguaggio della politica. Io non condivido la sua idea, ma o quantomeno è stimolante, mi piacerebbe parlarne in un altro momento. Io penso che possa essere pericoloso anche da un punto di vista comunicativo dire che il Parlamento applica le leggi. Io mi occupo di diritto penale, il Parlamento non applica le leggi, non applica la Costituzione, la interpreta, la usa per... decide come interpretarla. Ci sono norme che io reputo illiberali, ma sono costituzionalmente compatibili. C'è una deresponsabilizzazione nell'utilizzare il linguaggio, e lei ci insegna quanto è importante il linguaggio, la metafora del linguaggio, quanto è importante la parola, in particolare nella politica. Non pensa che ci possa essere questo rischio a dire... Ottimo, grazie. Ottimo. Dovevo tagliare e essere corto, ma se lei legge quel libro capisce forse meglio. Cioè, il problema è questo. I teorici della democrazia rappresentativa, il primo fra tutti fu Condorcet, il più chiaro in questo, si posero questo problema. Com'è possibile giustificare dal punto di vista diciamo dei principi, della libertà, la rappresentanza? Cosa fa il Parlamento, l'Assemblea Nazionale in questo caso? Fa le leggi? Che tipo di volontà è quella in azione? Ora, se si prende per volontà del sovrano, quella che era nella tradizione giuridica da Baudin in poi, il sovrano ha il potere di dire sì o no, questa è legge, questa è la mia volontà. Ma se questo è vero, se il Parlamento fa questo, è vero che la sovranità è trasferita dal re, allora c'era il re, al Parlamento, ma non a coloro che... sono i cittadini. Quindi per lui, come per altri, il problema era di capire esattamente quale fosse il lavoro che facesse l'Assemblea Nazionale o il Parlamento. Certamente fanno decisioni, prendono decisioni, ma non prendono
tutte le decisioni che loro vogliono. Prendono decisioni all'interno di una, di un tracciato che loro non segnano, che loro non decidono. Quindi loro prendono decisioni all'interno di un tracciato che è stabilito da un'altra assemblea prima di loro, legittimata da un altro voto prima di loro, che è quella costituzionale, la Costituzione, e in relazione a quel tracciato prendono decisioni, così che quelle decisioni sono mai decisioni del sovrano assoluto, sono sempre decisioni relative alla prima decisione, in quel senso lì. Quindi se avessimo più tempo faremo altri passi in between, tra in mezzo. Qualcuno laggiù? E poi qua. Buongiorno. Allora, io ho una domanda legata al fatto che lei è esperta della cultura politica americana. No, non sono esperta di politica americana. Cioè, lei lavora in America, quindi conosce anche un po' la loro idea della politica e dell'economia, visto che siamo qui per parlare anche di economia, ma volevo collegarla soprattutto alla politica. Il fatto dell'idea dell'intero Parlamento, cioè la Camera dei Deputati e la Camera del loro Senato, dei senatori, lei reputa che possa essere possibile una situazione bipartisan anche in Italia, anche nel lungo periodo, cioè nel lungo tempo, una trasformazione da moltissimi partiti nell'ultimo periodo a diventare un'organizzazione di tipo massimo tripartisan come in America? Ma bipartisan non vuol dire due partiti, bipartisan vuol dire una posizione mediana di neutralità, di concordia fra i due partiti su alcuni temi. I partiti americani sono due, però all'interno di quei partiti non sono monolitici, ciascuno dei due è molto pluralista, infatti le primarie servono questo, servono a mettere in campo le varie armate dei vari gruppi, che siano le donne, che siano i neri, che siano nord e sud, che siano i nuovi immigrati, ci sono quindi delle armate vere e proprie, con i loro voti, con i loro pacchetti di consensi, che determinano il destino dei partiti dall'interno. Quindi è sbagliato pensare che siano due partiti monolitici, non lo sono. Sono due, ma dentro di loro sono una federazione a loro volta. La seconda domanda riguarda due aspetti, il Senato e il Parlamento, il Congresso. Il Senato non è un organo rappresentativo. Il Senato è un organo, infatti i rappresentanti sono due per ogni, i senatori sono due per ogni Stato, Stato piccolo e Stato enorme. Perché? La loro funzione originariamente non era di rappresentare i cittadini, ma di limitare il potere del Congresso, il checks and balances. Quindi avevano la funzione di avere la federazione, cioè i vari Stati, di limitare il potere decisionale dello Stato centrale. Questo era il loro potere e anche oggi è questo potere. Il Senato non è un organismo rappresentativo, soltanto il Congresso lo è. Di qua. Buongiorno. Veloce. Un sistema democratico si regge a tutti i livelli su un principio di delega. Ora noi assistiamo sempre di più alla contestazione di questo a livello nazionale, pensiamo a casi concreti, la TAV, le autostrade, a livello locale, forni inceneritori, eccetera, eccetera. I gruppi spontanei in realtà non hanno nessuna responsabilità, cioè non pagano mai eventuali costi delle loro azioni, giuste o spesso sbagliate che siano. Ecco, come si concilia questo con i confini? Allora, lei ha detto confini. Una cosa importante alla quale però aggiungere altro. Il sistema rappresentativo non è la stessa cosa della delega, quindi, però non è in questo momento. Quello che dice è importante perché le contestazioni avvengono quasi sempre, lo si vede negli ultimi anni molto chiaro, non tanto sulle idee, ma su specifiche decisioni, TAV e altre cose. Queste sono decisioni di tipo risoluzione di problemi pratici. Cosa fare per risolvere questo problema in questo specifico territorio, eccetera, eccetera. Questo è un problema pratico, tecnico, per cui è molto più importante avere il parere di
chi è esperto in tutti i settori, non esperto soltanto dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista ambientale, e tutto quello che si vuole. Complessivamente un problema di competenze e poi di comunità che devono subire direttamente, non in maniera immediata, ma diretta, le conseguenze di questo. Questo è un classico problem solve, è una soluzione di un problema specifico, per il quale la delega molto spesso non funziona proprio, perché chi sta altrove non può avere la consapevolezza di quello che è conveniente, perché, e anche dal punto di vista tecnico, ci servono conoscenze che noi come cittadini non siamo deputati ad avere, non dobbiamo avere. Ecco la ragione. Quindi per i problemi pratici che nascono i problemi problemi di delega, ecco, di contestazione di delega. E dopo quando io e lei dopo. Per chiudere, dopo io e lei chiudiamo, perché così diamo più possibilità. Sì. No, ecco, lei le ultime due, così dopo posso parlare con le persone. Accennato a un topic fondamentale della vita democratica, che è quello del finanziamento dei partiti. Del finanziamento dei partiti. Sì, ecco, sì. Mi interessava se lei aveva qualche suggerimento in particolare come... No, tecnicamente io non so nulla, però è vero che quando si è costruita in Italia la legge, mi pare che sia del 74-75, l'idea del finanziamento aveva questa funzione, la funzione di impedire l'uso privato del partito, gruppi privati che usassero il partito, e quindi i cittadini si sono finanziati. Il problema è che il finanziamento crea poi burocrazie più forti e quindi stimola i partiti a diventare ancora più burocratici, e secondo, non è detto, come in Italia si è visto, che questo blocchi in qualche modo la corruzione, è vero? Quindi occorrono sistemi di controllo, ma certamente il problema del finanziamento esiste, che lo si voglia fare pubblico o privato, deve esserci trasparenza. Bisogna porre limiti alle donazioni individuali e delle corporation. Pensiamo a tutti i gruppi, io vedo gli Stati Uniti, va bene, i gruppi farmaceutici che condizionano la campagna elettorale di un candidato, sono fenomeni seri. Noi, per fortuna, abbiamo una legge che ci consente di porre limiti e di dare questo finanziamento pubblico. Gli Stati Uniti hanno preso una strada ben diversa, due anni fa hanno preso la strada, con la decisione della Corte Suprema americana, di considerare le corporation come persone giuridiche, quindi con i diritti individuali, il diritto di parola, per cui la Johnson & Johnson ha lo stesso diritto di parola di noi individui, e quindi questo ha delle ricadute notevoli. Noi che non abbiamo questo dovremmo usare al meglio, però è un problema serio. Lei ha parlato dei partiti come di qualcosa di utile, ma anche come di oligarchie e di burocrazie, quindi una crisi dell'istituzione partito. E si è parlato anche di Porcellum. Può aiutare, nel caso italiano, l'introduzione, come è stato fatto a livello comunale, di limiti al numero massimo di mandati? Anche in relazione al fatto che ci troviamo in una sorta di gerontocrazia. Può aiutare questo anche come stimolo ad una maggiore partecipazione da parte di nuove leve? Lei ha detto una cosa importantissima: uno, la gerontocrazia, e il due, limite dei mandati. Gerontocrazia. Dunque, se noi ragioniamo solo in questo modo, quando i partiti non funzionano più, coloro che, individui, occupano posizioni di potere, le mantengono. Sempre. Perché il partito non ricambia. Cioè, io ho visto abito Bologna, quindi vedo il Comune di Bologna, la sua storia dal 1946, nel momento massimo di potere del partito, e quindi di capacità di controllare gli eletti, la classe dirigente del Comune di Bologna aveva dai 25 ai 32 anni. È la classe dirigente che ha fatto la rinascita della città. Ora, lasciamo perdere le ultime elezioni, che sono un fatto anche questo nuovo, come anche a Milano, ma precedentemente avevamo veramente un alzamento dell'età. E questo perché i partiti sono in crisi. Quindi la crisi dei partiti porta all'occupazione delle posizioni e non al non ricambio, questo è evidente, questo è importantissimo quello che lei ha detto. L'altro è il limite del mandato. Dunque, qui ci sono i problemi seri, perché se il mandato è solo uno, c'è il disinteresse a fare. Perché appunto si diceva che l'elezione
vorrei avere il timore e lo stimolo. Quindi stimolare a fare per essere rieletti è importante. In America hanno fatto i due turni, cioè soltanto due mandati. Quindi è un problema, ma occorre limitarlo, ma non è possibile farne uno solo. E l'altro importante che non è emerso qui, chiedo voi, perché è un discorso venuto fuori negli ultimi anni da parte di tutti i partiti, mi inquieta. Ridurre il numero dei rappresentanti. Nei nostri comuni, io non lo sapevo, ora ci sono la metà i consigli comunali sono fatti della metà, non so, 36-40 Milano, e anche a livello nazionale si vorrebbe ridurre il numero dei rappresentanti. Ora, questo è un problema serissimo per la democrazia. I padri fondatori americani dicevano che il numero non deve essere né troppo largo né troppo basso, ma non poco. Why? Perché? Perché altrimenti è facile ovviamente comprarli. Gli antichi greci... Esatto, gli antichi greci, che erano molto intelligenti a livello di democrazia, quando dovevano pensare democraticamente, avevano pensato che l'unico modo che i poveri hanno per non essere comprati dai ricchi è il numero. Se noi siamo molti, sarà difficile comprarci, ma se noi siamo pochi sarà facilissimo. Quindi attenti bene, perché con la scusa e con l'argomento che bisogna diminuire, abbattere i costi della politica, noi aumentiamo i costi morali della nostra politica. Quindi il numero è molto importante. Io sono contraria all'abbattimento del numero dei parlamentari, per questa ragione. Abbiamo già visto il 14 dicembre cosa può succedere, anche dopo, cosa può succedere se si acquistano voti con facilità. Figuriamoci se invece di una Camera di 600 ne abbiamo una di 300, ancora più facile. Vabbè, sarebbero tanti gli argomenti, ma abbiamo finito il tempo, mi dispiace per quelli che ancora... Io vi ringrazio di essere stati qui fino alla fine e di avere, diciamo, subito il numero di parole. No, invece io penso che sia stato un dibattito molto stimolante e molto interessante. Grazie a tutti voi per la partecipazione.